38esima e ultima giornata per il girone D del campionato di Serie D con l'Este che affronta in casa il Piacenza, un Piacenza che vuole vincere per assicurarsi il secondo posto finale in classifica. L'Este sa già che al primo turno dei playoff troverà domenica prossima l'Abano. Partono meglio gli ospiti con Lisi che tenta di inquadrare la porta con questa girata. Ancora il folletto piacentino, 20 minuti più tardi, sempre con una mezza giravolta che impegna l'orello seriamente. È sempre Lisi a tentare di bucare la porta giallorossa con questo piazzato. La palla termina a lato. Il primo tempo è tinte biancorosse, sono gli ospiti infatti a portare i maggiori pericoli verso la porta di Lorello. Al 31esimo Bertazzoli da due passi di testa alza sopra la traversa. È ancora l'attaccante biancorosso che tenta di bucare la porta giallorossa. Nel primo tempo termina 0-0. Nella ripresa si fa vedere finalmente l'Este. Cross di Rondon, zuccata di Rubbo che oggi gioca attaccante puro. Termina alta, ancora Rubbo dalla distanza, un mancino potente che Di Gracci para a lato. Poi Rampin, ha giocato poco in questa stagione ma si fa vedere con questo tiro sul primo palo che impegna seriamente il portiere biancorosso. A metà ripresa viene espulso Compiani che era entrato nel primo tempo per un calcetto a palla lontana. Nel finale arrivano le occasioni più ghiotte, Volpe serve Tiboni, il tiro dell'ex bianco sculato viene deviato in calcio d'angolo. Poi Scotton trova Coraini che tenta un tiro di prima intenzione da fuori area, al volo la palla termina a lato. Siamo già al 91esimo, 92esimo, Rampin entra in area, salta un avversario, la palla arriva sui piedi di Allo, si coordina. L'attaccante dell'Est para Di Gracci in presa bassa. Ultimo brivido al 93esimo quando la difesa dell'Est liscia, ma Tarantino ne approfitta con una conclusione debole. Finisce 0-0, Piacenza termina terzo, l'Est in quinta posizione, settimana prossima il derby con l'Abano.